Allora, molti di noi hanno fatto l'asta prima della chiusura del calciomercato, dunque ora sosta di campionato che succede, apertura del fantamercato di riparazione, ma soprattutto apertura del mercato scambi. Allora, mi chiedete opinioni sia su direct di Instagram, Lorenzo Cantarini Official, il mio profilo, iscrivetevi, sia nella chat Telegram riservata agli abbonati. Abbonati qui sotto 99 centesimi per entrare appunto in questa chat Telegram e per avere la priorità di risposte nella chat durante le live. Ci sono stati 10 scambi che mi hanno colpito particolarmente, ai quali non ho risposto, lo ammetto, perché ho voluto prendere più tempo per elaborare la richiesta. E questi 10 scambi ve li metto in questo video in modo che sia d'aiuto anche per altri che hanno il problema di dire meglio Tizio o Caio. Lo andremo a vedere in questo video. Prima di iniziare, vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, app che parla di calcio a 360 gradi, ma soprattutto pregna di informazioni riguardo i calciatori infortunati, perché molto di questo video si baserà sul giochino con i calciatori infortunati. Iniziamo allora 10 scambi. Il primo scambio è questo. Lore si è infortunato Musso, ma hanno offerto Silvestri. Cosa faccio? Musso e Silvestri. Vabbè, sono scemo, dai. Musso e Silvestri. Musso, 6 partite, 3 gol subiti. L'Atalanta è la miglior difesa del campionato, lo sapete, contro ogni previsione. Media voto 6,17, Fanta media 5,58. Fanta valore di mercato, ne terremo conto in questo video, molto importante, 29. Silvestri, 7 partite, 7 gol subiti. Media voto 6,43, Fanta media 5,43. Fanta valore di mercato 31. Dunque, meglio Silvestri che Musso. Perché? Perché Musso appunto si è infortunato nella partita contro la Roma. Rottura della mascella e lo zigomo. Operazione dovrebbe rientrare dopo la sosta dei mondiali. Dunque, per le restanti 7 partite avremmo Sportiello. Ora, io presumo che voi avrete preso Sportiello insieme a Musso, lo spero. Qualcuno non l'ha preso. Dunque, scambio Musso con Silvestri. Io, ragazzi, mi tengo Musso. Mi tengo Musso nonostante il campionato sontuoso dell'Udinese in questo momento, ma anche l'Atalanta ha fatto un campionato assolutamente eccezionale. Perché Musso? Perché l'Atalanta ha cambiato il suo modo di giocare. Non è più spumeggiante come negli anni scorsi, ha puntato Gasperini molto sulla difesa solida. Di questo ne ha giovato appunto il portiere dell'Atalanta, soprattutto perché il clean sheet è stata manna dal cielo. Per quanto riguarda l'evolversi della situazione della Serie A, ritengo che sia più probabile che l'Atalanta continui in questo trend, anzi vada a migliorare, piuttosto che l'Udinese, che fino adesso ha fatto un campionato oltre qualsiasi aspettativa, gioco migliore della Serie A in questo momento. Piuttosto che appunto l'Udinese continui così fino a fine campionato. Secondo me l'Udinese prima o poi subirà un ridimensionamento, quello che invece credo che non subirà l'Atalanta, o almeno non così dirompente come potrebbe subirlo l'Udinese. Dunque, mi fido più dell'Atalanta di Gasperini piuttosto che dell'Udinese di Sottil. Dunque mi tengo Musso. Capitano, so che è un dubbio atroce da qualche anno. Per Bonucci mi hanno offerto Skriniar. Che faccio? Allora, chi segue il mio canale da tanto tempo sa che Bonucci Skriniar è un mio cavallo di battaglia, uno scambio che doveva essere fatto qualche anno fa tra Inter e Juventus. Sapete che Bonucci era uno dei giocatori sui quali volevo puntare a inizio anno. Ci ho puntato in qualche fantacalcio, soltanto che non ci punta Allegri in questo momento. C'è stata la contestazione della curva che ha riguardato soprattutto Bonucci. Bonucci, 2 partite, 1 gol, media voto 6,25, Fanta media 6,25, Fanta valore di mercato 24. Skriniar, che a inizio anno era un top player, uno dei top di difesa, 7 partite, media voto 5,57, Fanta media 5,29, uno dei peggiori difensori della Serie A. Incredibile, eppure è così. Fanta valore di mercato 46, dunque molto più alto rispetto a Bonucci. Cosa fare in questo caso? Allora, voi pensate che io vi dico Bonucci? No, no. Bonucci secondo me era da prendere inizio anno perché non c'era molto hype attorno a Bonucci, era secondo me il miglior giocatore, il miglior difensore per quanto riguarda qualità-prezzo. Ovviamente, se avessi potuto scegliere allo stesso prezzo tra Skriniar e Bonucci, avrei preso Skriniar anch'io, ovviamente. Dunque, essendo uno scambio alla pari, secondo me il valore assoluto di Skriniar al momento è maggiore ancora del valore assoluto di Bonucci. Cosa diversa sarebbe stata se Bonucci avesse giocato tutte e 7 le partite, ma non è stato così, dunque mi tengo Skriniar. Canta, sembra assurdo, ma per Faraoni mi hanno offerto Mazzocchi e io sono in dubbio. Che fare? Faraoni-Mazzocchi era uno scambio che a inizio stagione era impronosticabile dopo 7 giornate. Faraoni era un altro dei top difensori, Mazzocchi era un giocatore che in molte leghe è partito a un credito.
In questo momento abbiamo un Faraoni 3 partite, un assist, media voto 5,67, Fanta media 5,83, Fanta valore di mercato 27. Mazzocchi 7 partite, un gol e un assist, media voto 6,36, Fanta media 6,79, Fanta valore di mercato 30. Allora il Fanta valore di mercato è pressoché simile tra i due giocatori. È anche vero che Mazzocchi è la rivelazione del campionato, Faraoni uno degli assenti. Cosa fare? Allora Faraoni è vero che ha subito un infortunio, ha giocato pochino, ha subito la non condizione eccezionale del suo Verona, mentre Mazzocchi inizio anno sembrava dovesse andare via, era stato preso Sambia appunto per sostituirlo, e invece è rimasto a Salerno e sta facendo un campionato incredibile. A me Mazzocchi è un giocatore che è sempre piaciuto molto, non l'ho preso in nessun fantacalcio perché appunto era un giocatore secondo me da prendere a un prezzo molto basso, e invece è andato a un prezzo veramente elevato in tutte quante le leghe nelle quali ho partecipato. Tra Faraoni e Mazzocchi chi mi prendo? Ragazzi, prendo Mazzocchi. Prendo Mazzocchi. A inizio anno non credevo nel Verona, non mi piaceva come era stata costruita la squadra scaligera. Invece ero molto fiducioso nella Salernitana, dunque continuo a ritenere la Salernitana più forte del Verona. Ritengo molto più propensa a portare bonus Mazzocchi che Faraoni, dunque prendo Mazzocchi. Questo invece è uno scambio che non è in nessuna chat, ma è uno scambio che sta tenendo banco nella chat tra gli youtuber del Fanta Late Night. Milinkovic-Savic contro Kvaratskhelia. Allora ci ho pensato, ma se avessi Milinkovic-Savic e m'offrissero Kvaratskhelia, cosa farei? Milinkovic-Savic, 7 partite, un gol, 5 assist, media voto 6,57, Fanta media 7,57, Fanta valore di mercato 160. Kvaratskhelia, 7 partite, 4 gol, 1 assist, media voto 6,64, Fanta media 8,50, Fanta valore di mercato 160. Dunque, neanche fantacalcio.it prende posizione tra i due giocatori, hanno lo stesso Fanta valore di mercato. Che facciamo, canta? Milinkovic-Savic o Kvaratskhelia? Kvaratskhelia, Milinkovic-Savic. Ragazzi, io continuo a preferire Milinkovic-Savic. Perché? Kvaratskhelia è stata la sorpresa di questo inizio campionato. In molti non lo conoscevano, molte difese non lo conoscevano, vero? Siamo in Serie A, siamo nell'epoca dei social, delle immagini, dei video, eppure in molti non lo conoscevano. Dunque non vorrei che alla lunga Kvaratskhelia, che non ha una grossa esperienza nei primi top 5 campionati europei, non vorrei che alla distanza subisse un pochino delle marcature più asfissianti rispetto all'inizio campionato, mentre Milinkovic-Savic è quello. Qualunque squadra affronta, qualunque situazione si trova ad affrontare, Milinkovic-Savic è il centrocampista più forte d'Italia e uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Dunque, Milinkovic-Savic alla lunga mi dà più affidamento di Kvaratskhelia. Prenderei Milinkovic-Savic. Capitano, Çalhanoğlu non mi sta convincendo, ma hanno offerto Chiesa. Che fare? Eccoci qua agli infortunati. Chi ha preso gli infortunati di lungo corso, a inizio stagione? Dunque Chiesa, Pogba, Wijnaldum. Ora, mentre stanno piano piano tornando Traoré, mentre stanno Berardi, mentre stanno Zapata, mentre stanno piano piano tornando, avendoli presi a poco, dunque avendoli presi un pochino come riempimento della loro squadra, stanno battendo cassa durante gli scambi. Chi è Chiesa, magari si trova con il centrocampo corto, dice: dammi Çalhanoğlu, che comunque sia gioca sempre titolare, e ti do Chiesa. Çalhanoğlu non sta convincendo, Chiesa invece dovrebbe essere il salvatore della Juventus. Cosa fare? Çalhanoğlu, 6 partite, un gol, un assist, media voto 6,25, Fanta media 6,92, Fanta valore di mercato 64. Dunque non è che abbia fatto malissimo Çalhanoğlu effettivamente, comunque la Fanta media torna al 7 per Bacco. Chiesa rientra inizio novembre, Fanta valore di mercato 63, dunque Fanta valore di mercato anche qua pressoché simile. Cosa fai, Lori? Allora ragazzi, ho visto le difficoltà della Juventus. Juventus che era costruita per giocare con il 4-3-3. Il 4-3-3 doveva portare bonus a Vlahovic, dunque Allegri proseguirà sulla strada del 4-3-3 che ha come cardini Di Maria e Chiesa. Dunque credo molto nel ritorno di Chiesa, dunque sì, mi prendo Chiesa e do Çalhanoğlu. Canta, ho preso Ederson, ma non sta rendendo come speravo. Mi hanno offerto Lobotka, che fare? Non avrei mai pensato a inizio stagione di trovarmi di fronte a uno scambio del genere. Ederson, 5 partite, media voto del 6, Fanta media 5,90, Fanta valore di mercato 30. Ederson che ha deluso. È vero che 5 partite su 7 le ha giocate, dunque Gasperini ci punta molto, ma Lobotka, 7 partite, un gol, un assist, media voto 6,43,
Fanta media 7, Fanta valore di mercato 32. Lobotka, che partiva come mediano di rottura, mentre Ederson partiva come oddio, giocherà fantasista, giocherà trequartista, giocherà al posto di Malinowski. Il vero fantasista sembra Lobotka. Dunque, che fare? Mi prendo Lobotka. Lo so che Ederson alla lunga potrebbe portare più bonus, ma qui è una speranza. Lobotka è una certezza. Sta giocando veramente bene, il Napoli di Spalletti gioca bene, mi prendo Lobotka. E adesso lo scambio più assurdo che mi avete chiesto su Instagram. La vedete la maglia? Riguardano due calciatori della stessa squadra, ovviamente in maglia acquistabile su calciostore24.com, il negozio online di magliette sportive più belle ed economiche del web. Lo sapete, la maglietta nuova della Roma, quanto la pagate? Meno di 30 euro, e se inserite il codice sconto LC avrete un ulteriore sconto del 10% sul prezzo d'acquisto, già basso. E poi ragazzi, sono arrivate le tute bellissime, nei prossimi video vi farò vedere le tute, veramente monumentali. Insomma, vi dicevo, due calciatori della Roma. Lore sembra assurdo, ma per Dybala mi offrono Abraham. Che faccio? Dybala contro Abraham. Mamma mia, Dybala, 6 partite, 3 gol, 2 assist, media voto 6,75, fanta media 8,50, fanta valore di mercato 2,25. Abraham, 7 partite, 2 gol, 1 assist, media voto 6,21, fanta media 7,21, fanta valore di mercato 3,32. Dunque, fanta media molto più alta per Dybala rispetto a Abraham, ma fanta valore di mercato ancora molto più alto per Abraham rispetto a Dybala. Perché? Valla a capire. La spiegazione che do io è perché Abraham comunque gioca prima punta, e perché Dybala, qualche acciacchetto fisico durante la stagione, comunque probabilmente ce l'ha. Dunque, nell'idea dei fantallenatori, probabilmente Mourinho proverà a preservarlo almeno nelle partite più semplici, mentre Abraham gioca sempre, anche se, non so, anche veramente se senza una gamba Abraham gioca. Dunque, che faccio tra Dybala e Abraham? Abraham, scelgo Abraham. Più che altro perché ho l'idea che Mourinho intenda preservare Dybala, che è fondamentale per la Roma, nelle partite più semplici. Abbiamo visto Dybala che già qualche problemino fisico l'ha avuto quest'anno, mentre Abraham, Mourinho lo fa giocare anche veramente con una gamba sola, e dunque presumo che a fine campionato Abraham avrà un numero di partite maggiore di Dybala e probabilmente un numero di gol maggiore, quindi scelgo Abraham. Magari la fantamedia sarà migliore quella di Dybala, però essendo uno dei miei top, ovviamente vado a scegliere Abraham tra lui e Dybala. Che vi avevo detto su Jovic a inizio anno: non investite tanti soldi su Jovic, Jovic parte a oltre il 12%, non vale la pena investirci. Invece dopo il primo gol ci avete investito in tanti, ora mi scrivete: Lore, o Jovic, mi offrono Milik, che fare? Jovic, 5 partite, 1 gol, media voto 5,70, fanta media 5,60. Per un attaccante che in molte delle vostre squadre è il secondo slot, se non il primo slot addirittura nelle leghe numerose, avere un attaccante con la fanta media 5,60 è veramente sinonimo di sconfitta. Fanta valore di mercato 110. Milik, 4 partite, 2 gol, media voto 6,50, fanta media 7,75, fanta valore di mercato 79, dunque minore di quello di Jovic, ma ricordiamo che i gol sarebbero stati 3 e l'espulsione non c'era. Cioè, oddio, c'era, perché il gol c'era l'espulsione. Vabbè, insomma, comunque sia, la fanta media doveva essere ancora più alta per questo giocatore, che quando c'è si vede nella Juventus, è entrato nella Juventus veramente in maniera dirompente, e secondo me è il giocatore che in questo momento serve alla Juve per non essere la Juventus di Monza. Insomma, tra Jovic e Milik, chi scelgo? Ragazzi, incredibilmente io sceglierei Milik. Sì, se avessi Jovic e mi offrissero Milik, io farei lo scambio, prendere Milik. Ed andiamo ora su due attaccanti che nelle leghe numerose sono i vostri terzi slot, mentre nelle leghe a 8 sono i vostri riempimenti per l'attacco. Si infortuna uno, entra questo giocatore qui. Di chi parliamo? Di Cissé e di Dessers, due giocatori pressoché simili. Perché? Perché prime punte di due squadre che lotteranno per salvarsi, di due neopromosse, due giocatori che hanno fatto molto bene sia in Svizzera sia in Olanda, e ora si trovano ad affrontare un campionato nuovo per entrambi. Cissé, 7 partite, 2 gol, media voto 6,21, fanta media 7,07, fanta valore di mercato 31, contro Dessers, 7 partite, 1 assist, media voto 6, fanta media 6,07. Il fanta valore di mercato
per quanto la fantamedia sia minore, per quanto abbia segnato meno, cioè non ha segnato mai fino adesso, è maggiore di essersi rispetto a Cissé. Perché? Perché in queste prime partite Cissé è vero che ha fatto due gol, è anche vero che Cissé è in ballottaggio con Colombo e sinceramente Dessers ha dato l'impressione di essere un bomber vero, fino adesso soltanto sfortunato, ma che ha in canna numerosi gol come le aveva appunto al Feyenoord. Avessi Cissé e mi offrissero Dessers, chi sceglierei? Io ragazzi punterei su Dessers, attaccante che gioca sempre, attaccante titolare, una personalità nella Cremonese, sicuramente non ha ballottaggi, dunque giocherà tutte quante le partite come terzo slot nelle leghe numerose, è un giocatore molto interessante, si sbloccherà. Ed andiamo a concludere con l'ultimo scambio, quello più difficile. Lorenzo, sono in un dubbio tremendo, ho Lautaro ma hanno offerto Osimhen, cosa faccio? Mamma mia, ho Lautaro e mi offrono Osimhen. Allora, fino a qualche settimana fa l'avrei fatto assolutamente, avrei preso la refurtiva. Ora, con l'infortunio di Osimhen, che dovrebbe tornare per Bacco dopo la sosta o al limite la partita dopo, sinceramente sto molto in dubbio. Lautaro, 7 partite, 3 gol, 1 assist, media voto 6,36, fantamedia 7,79, fanta valore di mercato 345. Contro Osimhen, 5 partite, 2 gol, 1 assist, media voto 6,10, fantamedia 7,40, fanta valore di mercato 3,10. Dunque Lautaro, fanta valore di mercato maggiore di Osimhen. Avessi Lautaro, mi offrissero Osimhen. Io ragazzi prenderei Osimhen. Prenderei Osimhen, resto della mia idea che Lautaro si dividerà i gol con Lukaku, non è rigorista, ma non lo è più neanche Osimhen, sembra per Bacco, ma chi è il rigorista del Napoli ancora non si sa, magari ritornerà Osimhen, non si capisce niente, comunque sia, Lautaro si dividerà i gol con Lukaku, questo è sicuro, mentre Osimhen è la prima punta di un Napoli che gioca divinamente con attorno una batteria di assist man, da Varaschelia a Lozano, a Politano, a Zielinski, a Raspadori, insomma una batteria di assist man che può fare la fortuna di qualsiasi attaccante, figuratevi di un attaccante di Spalletti, dunque vado su Osimhen, me lo tengo stretto fino alla fine del campionato. Si conclude qui questo video, ma ancora voglio darvi un ultimo scambio, perché? Perché tra qualche settimana forse riusciremo a far partire un'asta draft sull'Euroleague. Una novità assoluta, non aggiungo niente su chi saranno i partecipanti e su quale piattaforma si farà. Comunque sì, andiamo a parlare di Euroleague perché? Perché se vi dicessero Onzola ti offro un Mbappé, cosa fareste? Nzola ragazzi, e non ho messo Nzola nel ballottaggio perché Nzola vince su tutti, ma Nzola contro Mbappé. Nzola 7 partite, 3 gol, media voto 6, fanta media 7,21, fanta valore di mercato 51, contro Mbappé 5 partite, 5 gol, media voto 6,60, fanta media 9,50, fanta valore di mercato 3,70. Ah, Nzola non è nelle Euroleghe, cioè io volevo fare le Euroleghe per fare l'attacco Haaland, Messi, Nzola e non lo posso fare. No vabbè, tremendo. Si conclude qui questo video sui 10 scambi da analizzare, i 10 scambi più difficili che mi avete proposto voi su Instagram, ricordo Lorenzo Cantarini Official, ci vediamo domani su cosa, quale sarà l'argomento ragazzi? Mi metterò a nudo, o meglio metterò a nudo tutte quante le mie rose e analizzeremo tutte quante le mie rose nei vari fantacalci che faccio. Nel frattempo un saluto dal canale YouTube più figo di YouTube Italia, ci vediamo domani con il video metto a nudo le mie rose, ciao.